Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi faccio un video risposta. Cominciano ad essere tante le domande, quindi ho risposto a tutti. E però alcune più interessanti magari le condivido, così magari possono essere utili. Allora, ho trattato un argomento un po' delicato, non so se riesco a trattarlo in maniera corretta, spero di sì. È il regalare i pattini. Allora, ne ho poi di domande per fortuna su Giacomo, perché non mi regali i pattini, mi regalerebbero questi pattini, regalameli. Allora, analizzo la domanda più comune. Vi ricordo il video della Decathlon in cui alla fine dicevo guarda, siccome questo pattino a me non serve, lo regalo. Forse alcuni non arrivano alla fine del video, giustamente, perché quello gli fa pena. Però alla fine del video io provo il pattino e il pattino si piega. Io addirittura tocco con il piede terra, cioè è folle. E ho detto vabbè, non ha senso che regali quel pattino, perché in primis fa male e in secondo non mi sembra giusto. Cioè pattinare con quel pattino è controproducente. Comunque, se volete quel pattino potete venire a Certaldo, fare una lezione con me, io ve lo faccio provare e vi spiego perché non ha senso aver quel pattino proprio fisicamente. Cioè non mi sento di regalare una cosa che va a far male. L'altro argomento che è durissimo trattare è io ci voglio fare un pattern story su questa domanda, però ecco, visto che mi è stata fatta, ne approfitto per parlarne insieme. Allora, penso sia una bambina, mi ha scritto in maniera molto tenera, mi ha fatto un sacco piacere. Sull'ultimo video che ho fatto del pattino da bambini in carbonio, se potevo regalarglielo. Allora, da un lato quel commento mi ha fatto un sacco di piacere, perché non glielo compravo i miei genitori. Allora, purtroppo, questo è capitato anche a me, tante bambine vorrebbero pattinare, ma i genitori no, è uno sport, non è uno sport, fai danza classica, fai ginnastica artistica, che vai a fare a pattinare, non è uno sport. Questo mi capita spesso a me, è un peccato, però capisco che non è visto come sport ancora, quindi capisco che per un genitore sia sì, ma dai, pattinare, ma è la domenica, che senso ha andarci a fare sport? Perché non lo vedono come sport, è sbagliato. Però purtroppo in Italia siamo obsoleti, siamo un popolo antico, e spero che prima o poi questo cambierà. Spero che anche grazie a questo canale si riesca a far capire a tanti adulti che pattinare è uno sport, sono gare, e il freestyle è una cosa bellissima. Però per ora è così, quindi capisco che i genitori non vogliono investire dei soldi per comprare un pattino. Però perché non ti mando i pattini? Perché purtroppo io stesso ho commesso questo errore regalando un po' di pattini a delle ragazze. In primis non è giusto, perché o li regala a tutti o non li regala a nessuno. Purtroppo è così. Ma poi questa ragazza con cui gli ho regalato i pattini ha anche smesso di pattinare. Quindi di per sé ho capito che se una passione e gli interessa, non è il fatto che io gli regali i pattini che la fa continuare a pattinare, ma semplicemente mette a parte soldi per il compleanno e comincerà a pattinare. È troppo piccola, non pattinerà a 7 anni, ma pattinerà a 10. Vi garantisco che se mamma voglio pattinare, mamma voglio pattinare, mamma voglio pattinare tutti i giorni, prima o poi otterrà qualche cosa. Se invece ti regalo io i pattini, di per sé magari provi il giocattolo nuovo, però non è una vera passione, magari dopo due giorni smetti, o magari continui, per amor di Dio, non vuol dire niente. Però ecco, non credo sia la formula più corretta per imparare a pattinare. Spero di aver trattato l'argomento in maniera davvero sincera e corretta, però ecco, non mi sembra giusto. Come lo regala a te, dovrei regalare a tutti quelli che magari non hanno tanti soldi o non hanno grandi cose per comprarsi i patti. Ah, faccio una piccola parentesi, a me i patti non me li regalano, e non è che navigo nel loro, insomma, ecco, per dire, sono una persona tranquillissima, lavoro, arrivo degli obiettivi, metto da parte soldi e compro i pattini, è così che funziona. Quindi, cioè, magari io investo tanto nei pattini anche per farveli conoscere, però ecco, perché mi piace, perché sono un po' una cosa, mi garba scimmiettare, mi garba capire i pattini, mi garba provarli su di me e poi parlarne. E avendo comunque due scuole, quando un genitore mi chiede ma che pattini consiglio, più conoscenza ho e più lo riesco a riportare al genitore. Poi ecco, è molto soggettivo sui pattini. Allora, dopo questo pippone assurdo che spero di non aver neanche nessuno, andiamo a parlare di alcune domande interessanti. Allora, un'altra domanda interessante me la fa Scatafossi, questa la voglio condividere perché è interessante, anche Anthony che me la stavano chiedendo in contemporanea, ovvero parlavamo del traje, cioè un 4x90 sotto per esempio a un 45 di piede, un 46, non è come averlo sotto a un 38-39, cioè parlo di lunghezza del piede, ovviamente è così. Infatti la Wizard mi dicevano che chiedono anche il numero per selezionare il tipo di telaio. Allora, come funziona? Questa è una cosa abbastanza basilare: la lunghezza del piede cambia l'intera asse sotto il telaio, quindi se ho un piede molto lungo, ovviamente un telaio da 4-80 sta all'interno del pattino. Stesso telaio messo sotto un 38 sporgeranno di più la prima e la quarta ruota.
Non so se mi seguite come discorso, perché senza farvelo vedere è un po' ampliato. Quindi, quando io ho messo tra la 90, la prima e la quarta la sporgevano di più, però in realtà era un assetto che con il mio numero, con 43, 44, secondo i modelli, non era così importabile, cioè lo riusciva a gestire bene. Quel telaio, se lo metteva Alessia, che ha un 38 di piedi, diventava veramente molto lungo. Ve lo paragono così: la stessa asse in prata di scarpetta è come se io montassi un 4 da 100. Alessia aveva più o meno la stessa sensazione, quindi se Alessia monta un 4 da 90 è come se io monto un 4 da 100 come lunghezza ingombro, perché ovviamente essendo più piccolino dura più fatica a farlo girare. Ecco perché nel freestyle Alessia fa un freestyle con rote a 76 mm, io lo faccio con 4 da 80. Potrei io farlo un 4 da 76? Nì, perché avrei problemi a fare esercizi come i corvi. Non è che ho io problemi, anche perché non ci so stare sopra, ma quello è un altro dettaglio. Però ecco, se ci fossi competente, ci sapessi fare lo slalom, direi che con 4,76 avrei problemi a trovare la punta bene, perché andrei a toccare la punta della scarpetta, cosa che Alessia invece di più piccolo non ha questo problema. Beh, spero di avervi un po' chiarito questo argomento. È importante anche capire la lunghezza del piede per mettere sotto il telaio. Un'altra cosa importante, tutti questi telai stanno nascendo ora ibridi, no? 3 da 100, 4 da 90, ma cos'è che cambia in realtà? Beh, vedi, secondo me sono manovre commerciali, perché o si piattina con l'assetto a 3 ruote o si piattina l'assetto a 4 ruote, è difficile, non va a cambiare spesso le ruote. Vero è che avere la possibilità di avere una possibilità di variare le ruote sullo suo telaio è una cosa che può essere utile. Vi faccio un esempio più pratico: io pattino sempre un 4 ruote da 84 per l'endless. Un domani decido di provare le 3 ruote, non sto a scambiare il telaio, smonto le ruote e ci metto le ruote da 100. È una cosa che potrebbe essere intelligente. Pattino con 3 ruote da 100, mi piace di più, valuto l'acquisto di un 3 ruote. Secondo me questo è, serve se hai un po' di ibrido, ti dà un minimo di gioco in più. Allora, di It's Pandistelle mi chiede: ma solo io non trovo tutorial con i quad? Allora, io ho una bambina ora che sta usando quad nel mio corso. I quad io non sono un esperto, potrei insegnarlo. Ovviamente quando si parla di quad si parla di pattinaggio artistico, quindi di passi d'artistico, e non mi sento un grandissimo insegnante di pattinaggio artistico. Fo pattinaggio artistico in linea e sul ghiaccio, però non è proprio la mia più grande passione. Lo insegno anche, dice, anche abbastanza decentemente. Io farebbe schifo una mia lezione personalmente se la guardassi io, però ecco, diciamo che alcuni allievi sono contenti. Perché non fa tutorial di pattinaggio di quad? Perché in realtà quando ho aperto il canale, perché di freestyle non c'era niente, non si trova a scuola, si trova pochissima roba, quindi anche il pattinaggio è quello che meno si trova. I quad c'è, cioè, 1000 scuole. Se poi mi dici costa 80 euro, 60, 70 al mese, e fare pattaggio artistico, così, ma ti garantisco che il pattaggio artistico è caro sempre, cioè a dei prezzi veramente folli, ma perché è un po' una cosa un po' cool, no? Un po' di alta gamma, no? È come se uno va vestito di marca, no? Chi fa pattinaggio artistico è comunque un'elite, no? Molta precisini, molto perbenino. Sul ghiaccio è ancora più marcata, penso, dove le accademie, chi vuole, pensa alle Olimpiadi, costano tantissimo da bambini. Se hai delle cifre di 200-300 euro in 2 settimane, ma veramente dei prezzi folli. Però è un percorso che chi ce la fa a mantenerlo e lo vuol fare per arrivare a un'Olimpiade può fare. Pattinaggio artistico sui quad, stessa cosa, è un gruppo molto di elite che comunque sia, si può fare tutti, però ecco, è un mondo comunque molto costoso. Game3R Channel mi scrive che da principiante riesce a stare in equilibrio, è un po' rettilineo e mi chiede quale patti comprare. Guarda, allora, quale patti comprare? Io sono sempre convinto, non capisco perché non vende gli MF500. Un patti io ho non testato al piede, ma comunque toccato in mano, parlato con altri utenti che ce lo hanno, e è un patti valido. Cioè ci si riesce a fare tutto e bene. Ovviamente è un patti che l'imbottitura è quella che è, non è il massimo comfort, nel massimo starci dentro ore e ore, però comunque sia, a livello di performance il pattino c'è. Non so perché vendano questi pattini, sono veramente vergognosi, non si riesce a imparare, non so, non capisco idea, non c'è. Se un giorno me lo spiega mi farebbe piacere. Dipende dal budget, 70-80 euro MF500, stessa cosa la MF900, devo provare un pattino a 3 ruote. È un pattino, secondo me, di qualità superiore per imparare le 3 della Seba, 130 euro con lo sconto.
validissimo, si può roteare, si può fare tutto, un bel supporto, va benissimo. Se pesi sotto gli 80 kg, se pesi sopra gli 80 kg, un RB lo vedo più a tuo agio perché ha le placchettine, anche se non delle grandi placche, però comunque sia, hai più stabilità sul telaio. Altrimenti si va su Imperial, su Next, su FR1 per salire poi da Light, eccetera, eccetera. Però ecco, patto e low cost per iniziare, MF500, 6x3 e eventualmente RB80 Pro normale, insomma, un prezzo abbastanza economico. Mi ha chiesto, voi non gli ho neanche risposto, scusami, penso di aver risposto a questa domanda qua. Powerdrive Zoom Trinity a 129 euro, c'è 3 ruote a 100, è valido. Allora, a me non gara per la scarpetta della Zoom, che è molto cicciona, molto ingombrante, però come patto da free skate barra fitness va alla grande. Il Trinity è una cosa veramente fighissima, vincente, e detto questo mi piace un sacco. Ovviamente costa veramente poco, perché 129 euro in 3 ruote è un affare. Sappi se è su una scarpetta veramente basilare della Powerslide. Io non amo il comfort Powerslide, quindi diciamo che per me è una scarpetta un pelo da sconsigliare. Però se ti ci trovi, io ti consiglio di provarli, perché se ti ci trovi bene potrebbe essere un affare. Mi viene anche se l'attacco del carrello e della scarpetta Elite, sì, scarpette e attacco sono stragrandi, vanno benissimo. Poi l'attacco Trinity ha il vantaggio che anche se non c'ha le placche sotto, avendo 3 punti di serraggio, è molto più rigido rispetto all'attacco tradizionale a 2 punti di fissaggio. Quindi diciamo che la Power Slide riesce anche senza le placchette ad avere un attacco molto rigido. Ok, Luigi mi fa una domanda molto interessante, dice: ciao, seguo da poco e ha visto il tutorial delle frenate. Però mi dici, guarda, vorrei fare una frenata su asfalto, fai istantaneamente. Allora, Luigi, questo entra in un mondo diverso. Lo sborone, io lo chiamo così perché a parer mio non è vero, si direbbe impari a pattinare e fa la parallel su asfalto, fa una frenata sol, fa frenare molto di impatto. La mia esperienza su asfalto, ti dico che tutto con la giusta distanza riesci a fare. Ti faccio un esempio: vedo un ostacolo, ho 30 metri, vado in sul e su asfalto scaldo le gomme e vado a frenare e mi fermo. Ma se io sono in un incrocio, mi attraversa uno e lo vedo istantaneamente, secondo me non avendo i freni fisici, non avendo niente che sui panni possa frenare e il freno a tamburo dietro è uguale, anche il freno Abyss che comunque freni schiacciando non ha la frenata istantanea, non ha la frenata bella di impatto, cosa succede? Succede che ti va a cozzare lo stile si trova, sia un pedone sia qualche cosa, lo vai a prendere pieno. Allora io come faccio e cosa consiglio quando ho queste situazioni qua? Beh, io consiglio di imparare in pista a gestire situazioni di emergenza, virate strette, molto controllate, cambi di direzione, salti per schivare un oggetto che ti permette di schivare istantaneamente l'oggetto e poi di fermarti in sicurezza. Questa però non vuol dire se mi butto da un cavalcavia e devo perdere il controllo, perché queste sono altre situazioni. Se io scendo giù da un sottopassaggio, da un cavalcavia, devo saper frenare, ma lì ho la testa per vedere e per non perdere il controllo. Ti fa un esempio: scendo giù, sono a 30 all'ora, vado a fare il frenata al limone o sol o a T per rallentare, perché non devo perdere il controllo del pattino. Perché se poi c'è uno stop in fondo e so che c'è lo stop, devo arrivare allo stop e fermarmi. Cioè, è due situazioni diverse. Cioè, spero che di questa qua. La frenata di emergenza che intendo io è quella che io sto pattinando, angolo, pedone, pum, chiappo il pedone. Bella l'animazione delle mani. Okay. In questo caso pedone, schivo il pedone e provo a fermarmi. Questo vuol dire schivare, no? Cambiare direzione per fare delle virate veloci. Queste cose sono utili, le ho usate spesso in Germania, che era a pattinare nelle passeggiate, e in paese la gente usciva dal bar e io le schivavo e andavo via. Però ecco, quello c'era un po' di controllo. Ovviamente non bisogna fare gli imbecilli e passare sui marciapiedi a 30 all'ora, perché se ti passa un bambino lo porti via. Quello è, sta il buon senso della gente. Però ecco, io non ho trovato mai difficoltà nel gestire né gente che mi entrava in emergenza, biciclette, monopattini, gente che guarda il telefono e taglia la strada. Ovviamente non vuoi effettuare frenate in quel caso, ma vuoi fare delle virate e poi a rallentare velocemente. Spero di aver risposto in maniera corretta. Ok, siamo arrivati oltre, proprio oltre il video perché è veramente lungo. Vi voglio fare un piccolo annuncino. E ho intenzione, quando si arriverà a 10.000 iscritti, c'è ancora molto molto tempo, di fare un contest e di regalare. Non so se regalerò un pattino, non credo, perché il pattino è molto soggettivo. Pensavo a del materiale tipo ruote, cuscinetti di alta gamma, oppure cuffie in carbonio da sostituire ai pattini. Ovviamente non lo regalerò in maniera casuale con un commento, ma sto pensando a delle idee tipo
dei video simpatici, dei miglioramenti ogni parte da voi, dei miglioramenti creati dai miei tutorial. Quindi ecco, ho in mente qualcosa di carino. Detto questo, iscriviti al canale, attivate la campanellina, mettici il video. Ciao raga, è troppo lungo! Oh, mi raccomando, forza ora all'estate, andiamo a pattinare! PS, vi aspetto, accertato il potenziale a me. Ciao!